Vediamo se va questo. Ok, ci riproviamo. Riproviamo a collegarci, vediamo se adesso va. Sì. Gaia, ti Pronti? vedo, aspetta, stai lì. Matteo, aiutami, dalla regia della 60 all'ora channel. Arrivo, Gaga, Vai, vai, vai. tieni fermo il telefono così. Stacchiamo un iPhone, attacchiamo un altro iPhone. Mannaggia, Maronna. maledetta. Perché già devo tribolare. Ok, boh, mi sembra... Ti vedo Siamo? bene, perfetto. Bene, Ci bene. siamo ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ae. Il ciclismo 60 all'ora vince sempre Sulla tecnologia. su tutto. Già, Molto bene. guarda come arrivano Gaghi, follower a bomba. Top. Abbiamo il direttore sportivo Matteo. Direttore sportivo. Fabio, Sì. hai avvisato la Gloria che deve fare da valletta dimostratrice? La Gloria è scappata. Niente, troveremo qualcun altro. Sì, allora, partiamo dall'inizio. Matte, tu sai cosa devi fare? È ovvio, sempre vino per noi, il carburante per la wifi. Innaffiamo. Allora, 60 all'ora house bike, 60 all'ora caffè, la rubrica che c'è alla sera, che sta avendo un sacco di successo, abbiamo tanta gente che ci segue. Stasera, ospite d'onore, Gabriele Rossi, detto Gaga. Preparatore atletico, responsabile tecnico del team 60 all'ora triathlon, e quello che segue tutta l'attività dei ragazzi del triathlon dei 60 all'ora nelle varie discipline. In più, segue tanti atleti, tante squadre, tante attività da sempre. È laureato ISEF, è un tecnico FITRI. Lo trovo, vabbè, a parte che lo conosco bene, lo trovo un ragazzo molto, molto preparato, molto attento, segue molto bene le persone, gli atleti, ha un'ottima esperienza. E allora perché no non coinvolgerlo a parlare di cosa? Parlare di allenamento indoor a corpo libero. Per quale motivo, Gabri, t'ho coinvolto? Allora, facciamo una parentesi. Gli ho mandato un messaggio l'altro giorno, oggi l'ho chiamato alle 5, non abbiamo programmato niente, non abbiamo scritto niente, gli ho detto semplicemente che dobbiamo parlare, una chiacchierata a ruota libera di quello che sono gli aspetti dell'allenamento indoor in un periodo come questo di restrizione, di quarantena, e quello che uno può fare in casa. Che alternative può avere un atleta che non vuole perdere la forma o si vuole allenare, si vuole tenere attivo. Quindi io ti faccio delle domande. Le domande non sono preparate, lui non sa che domande gli farò, quindi è tutto veramente in diretta e spontaneo. Ciao Fede mi dà un consiglio da volley, oltre che essere un ottimo atleta e un fortissimo runner, mi dice, è il centro team di Carpi, quindi mi dice fai così, fai colà, domani ti chiamo, ok? Abbiamo anche in diretta Ale Cavriani che potrebbe venire a Sulle fare mani. una... Potrebbe, sulle mani alle, potresti fare una diretta Top. con me. Hai paura. Il problema è che lui, tutto quello che dice, tutte le dirette che fa, siccome abita dall'altra parte della siepe, io le sento in diretta senza neanche collegarmi È a proprio live. live, senza neanche collegarmi a Instagram. Allora, ragazzi, io faccio un brindisi a Gaga, al team 60 all'ora. Sulle mani alle, direttore sportivo, si Top. brinda sempre, si vive una volta sola alle. Esatto. Speriamo a lungo. Allora, periodo di restrizione, ok? Torniamo seri. Periodo di restrizione. Non si può uscire, non si può fare allenamento fuori. Cosa facciamo? Facciamo i rulli. E almeno noi come Team 60 ore stiamo dando questo servizio di fare i rulli, però ci sono anche persone che casomai vorrebbero fare altro. Che allenano più discipline o semplicemente vogliono tenersi in forma e vogliono passarsi la giornata a fare qualcosa per loro, che può essere svagarsi, scaricare un po' di tensione, eccetera, eccetera. Quindi, Gaga, tu
a grandi linee, un allenamento a corpo libero, che tipo di allenamento consiglieresti in generale per tenersi in forma? Allora, io innanzitutto faccio una premessa un po' a quello che hai detto tu, un po' sul periodo e su cosa si può fare in questo periodo a casa. Allora, secondo me, allora, per sfruttare al meglio questo periodo dove chiaramente non ci si può muovere se non in una stanza, se non in un cortile, se non in uno spazio comunque molto limitato, le cose essenziali da fare sono comunque quattro, quelle cose che si possono fare, diciamo, molto bene. Allora, quattro cose. Uno, mantenimento della condizione che avevamo raggiunto fino adesso, per cui rulli, tapirulan, elliptical, ciclette, camminare su e giù per le scale, fare un po' di attività, tra virgolette, diciamo, aerobica. Poi vediamo nel dettaglio quale tipo di attività fare e cosa fare, chiaramente. Poi, seconda cosa invece che si può fare e che penso che sia una cosa fondamentale fare, soprattutto adesso dove non ci sono l'assillo delle competizioni, dove non c'è scadenze, dove non abbiamo obiettivi ben definiti, è il lavorare sulle problematiche individuali. Cioè, tutti noi più o meno abbiamo dei problemi fisici, per cui chi ha mal di schiena, chi ha male ginocchia, chi ha male una caviglia, chi ha problemi alla cervicale, chi ha problemi alla spalla, tante cose. Per cui dedicarsi un pochino in questo periodo al risolvere un po' queste problematiche, perché alla lunga chiaramente queste problematiche creano degli infortuni. Per cui I punti deboli, rinforzare proprio quello che difficilmente durante l'anno si riesce a fare, perché abbiamo detto prima che ci sono le competizioni che ci destabilizzano un pochino, per cui l'obiettivo è quello di fare 100 chilometri, non è quello di mettersi in casa a tirare un elastico o a lavorare su una tavoletta proprio eccettiva per migliorare un po' l'equilibrio o la stabilità. Allora, adesso, visto che non possiamo muoverci, l'obiettivo è quello di dedicarci un po' a noi stessi, migliorare appunto le qualità con cui siamo un po' più carenti. Okay. La stabilità, gli addominali, il lavoro di stretching, il lavoro di mobilità articolare, tante cose che anche qua vediamo poi nel dettaglio un pochino più avanti. Altra cosa da fare secondo me è il lavoro sulla tecnica. Bene, allora, sia che sia un ciclista, sia un triatleta, sia un altro tipo di un runner o qualsiasi altra cosa, lavorare sulla tecnica è in questo periodo fondamentale. Come abbiamo fatto anche con i rulli con Fabio, lavoro sulla tecnica, una gamba, due gambe, cioè lavoro un po' e allo stesso momento si può lavorare sulla corsa anche qua, lavorando in spazi brevi, su esercizi per le caviglie, su esercizi per il lavoro articolare, la mobilità articolare, queste cose che poi applicate ad un allenamento specifico ci danno un ottimo beneficio, ovviamente, e sono anche queste fondamentali. E l'ultima cosa che ritengo forse che sia la cosa più importante è il lavoro sulla forza. Allora, sono le quattro cose che facciamo, queste qua distinguiamo, facciamo chiarezza per la gente, perché casomai io e te parliamo, sono cose scontate perché siamo atleti, preparatori e ci viene bene parlare di queste cose. Allora, primo, attività aerobica. Due, rinforzo e correzione di problemi preesistenti. Yes. Terzo aspetto, tecnica. Quarto, forza, potenziamento. Ok? Yes. Perfetto. Allora, detto ciò, noi ci concentriamo sul discorso di allenamento corpo libero, che può comunque essere importante per un runner, per un triatleta e anche per un ciclista, sia perché attività aerobica differenziata può essere un discorso di rinforzo e di andare a curare dei problemi che possono avere tutti questi, o patologie che tutti questi atleti, questi diversi atleti possono avere. La tecnica, perché comunque la tecnica è una lacuna che hanno queste discipline,
E il potenziamento che comunque sicuramente fa bene e andrebbe sempre fatto anche durante la stagione. Ad oggi che abbiamo un sacco di tempo perché non abbiamo, come dici te, delle gare, delle scadenze, non dobbiamo curare altri aspetti legati alla prestazione, ci possiamo concentrare su questi quattro aspetti. Questo però sono le cose fondamentali, ovviamente. Sono le cose fondamentali. Come le facciamo? Cioè, allora, yeah. Un ciclista, un triatleta, un runner, sono diciamo le discipline che noi seguiamo, che tu segui sì. Principalmente. Ti stanno salutando in un sacco di persone, Gaga. Top. E, attività aerobica indoor. Vabbè, sì. Facciamo rulli a parte, che ok, i rulli li facciamo, li stiamo facendo tutti gli anni. Io non ho i rulli. Ok. Perfetto. Io ti chiamo, ti dico, Gaga, io voglio da te un programma di allenamento personalizzato perché devo stare in casa 1, 2, 3, 4 settimane, mi voglio allenare, non c'ho un cazzo in casa, non ho niente, non ho attrezzi, non ho un tapirulan, non ho i rulli, sono così. Sì. Cosa mi fai fare? Allora il lavoro che diciamo aerobico che faremo in questo momento, diciamo che è un lavoro di mantenimento, non è tanto un lavoro di miglioramento della performance, ma è più che altro un lavoro di mantenimento, perché chiaramente è un lavoro che non è specifico al 100%, ma è un lavoro, diciamo, generico, per cui chiaramente noi lavoriamo in maniera molto generica e così, diciamo, ha una finalità da un punto di vista di funzionalità cardiaca, ma non ha una funzionalità da un punto di vista del miglioramento della VO2 max, cioè del massimo consumo di ossigeno. Certo. Per cui quello che andremo a fare è soltanto un lavoro di mantenimento. Il consiglio che do io, poi spiegheremo che cosa si può fare effettivamente, è quello di lavorare in un tempo abbastanza ristretto, non fare 2-3 ore di lavoro, no, ma con delle variazioni di intensità all'interno dell'allenamento, corto ma variato, in modo da allenare proprio l'attività cardiovascolare. Allora, interval training, fartlek, un po' tutte queste variazioni sono fondamentali per lavorare in maniera corretta in un periodo un po' diciamo di lavoro generico. Nello specifico cosa si può fare? Lavorare su o circuiti anche a corpo libero, come ad esempio fare dei salti, lavoro con la funicella, lavoro anche di skip sul posto, lavoro proprio a circuiti intervallati da esercizi che possono essere di addominali. Molto, molto lavoro, molto a velocità sostenuta. Veloce, senza bravissimo. Recupero. Con un recupero molto breve. Per alta intensità, bravissimo, alta intensità, basso recupero. Questo ti aiuta a migliorare appunto la funzionalità cardiaca. Questo è il lavoro. Allora, per me è stato chiaro, però io sono un rompicazzo e perché non me ne intendo. Cioè, sono l'atleta della domenica mattina che mi trovo in una situazione di restrizione, non ho nessun tipo di competenza tecnica, nessuno mi ha mai insegnato, io ti sto ascoltando. Tu hai le qualità e le competenze per potermi risolvere quelli che sono i miei problemi. Perché io a livello mentale vorrei fare, ma non so cosa fare. Okay. Allora, faccio un esempio. Io ti dico, ti faccio degli esempi, tu mi dici va bene o non va bene. Io a casa ho un piano terra, primo piano e mansarda, quindi ho quattro rampe di scale. Okay. Potrei fare, sì, mi dicono sì, è un rompicazzo, sì, lo so. potrei fare tipo, non so, le scale di corsa veloce a salire, sì, e tornare giù lentamente. Assolutamente, assolutamente. È una buona... Assolutamente, perché chiaramente mentre vai su il cuore si innalza tantissimo e il recupero deve essere fatto lentamente a scendere. Altra cosa che posso aggiungere è vado su veloce, mi fermo su 10 secondi, faccio un esercizio su in alto, ok, che può essere uno squat, dei saltelli gambe tese, uno squat jump, saltelli gambe tese, skip ginocchia alte sul posto e poi lentamente ritorno giù per recuperare. Arrivo giù, mi sdraio per terra, faccio un addominale.
mi alzo su, altra scala, arrivo su, un altro esercizio, insomma, si può fare un circuit training, un po' di lavoro, come abbiamo detto prima, l'importante è alta intensità nella fase esecutiva dell'esercizio, poco recupero, questa okay. è la cosa principale. Allora, io abito a piano terra. Yes. Cioè, tutte le sfighe della terra. Abito a piano terra, ho un piccolo giardino, ho un piccolo corridoio e ti faccio un esempio, quello che mi viene in mente a me, perché ci pensavo oggi. Allora, ho un piccolo giardino, faccio dei piccoli scatti, arrivo in fondo, faccio tre saltelli, 3-4 saltelli, mi metto per terra, faccio 20 addominali, sul posto salto la corda per 30 secondi, faccio un po' di recupero e ricomincio. Può andare bene? Assolutamente, assolutamente. Diciamo che un esercizio che va, diciamo, abbastanza di moda adesso si chiama il Tabata. Il Tabata è stato studiato. Non era una discoteca? Quella era un'altra cosa. Tabata è una metodologia di allenamento a circuito ad alta intensità dove si fanno 20 secondi di lavoro, 10 secondi di recupero, 20 secondi di lavoro, 10 secondi di recupero per gruppi di 4 minuti di lavoro, poi 2 minuti di recupero e si ricomincia. Beh, duro. 3-4 giri, 4-5 giri, dipende poi chiaramente dalla preparazione. Quindi, per dire, una sessione con un minimo di riscaldamento degli soliti esercizi, anche la camminata, la conservazione, mobilità articolare, tutto ok, quello che quindi riesce. 10 minuti di riscaldamento con un po' di esercizi, mobilità articolare e allungamenti, così poi si parte. E poi potremmo dire 20, 25, 30 minuti al massimo di attività cardio respiratoria ad alta intensità. 20-25 minuti sono già più che sufficienti, cioè se uno non ha mai provato a fare questo tipo di attività e prova a fare questi esercizi, vede che anche con 15-20 minuti le prime volte sono già un lavoro molto impegnativo, poi chiaramente man mano aumentare un po' gradualmente il tempo. L'altra domanda, per me è chiaro, penso anche alla gente, perché abbiamo dato delle idee e dopo uno se le può un attimino... Assolutamente, se qualcuno ovviamente ha delle richieste particolari, dopo ne parliamo sicuramente. Certo. Alla fine di questo allenamento facciamo un po' di stretching e siamo a posto, una bella sudata, dolce via. Quanti giorni a settimana un allenamento del genere? Allora, un allenamento del genere si può fare da minimo 3 volte a settimana, anche 4 volte a settimana. 3-4 okay. volte a settimana. Non di più, perché dopo diventa un po' troppo, diventa una cosa un po' troppo esagerata, perché chiaramente lavori su alta intensità, cioè proprio si chiama anche allenamento HIIT. High intensity interval training, e allora questo diventa un po' troppo impegnativo. Poi dipende sempre, che, come detto prima, anche dal grado di preparazione del soggetto. Se uno è molto allenato può fare qualcosina in più, se uno è poco allenato anche 2-3 volte a settimana, tanto per partire, sono già più che sufficienti. Ok, seconda info importante. Tu hai detto prima, abbiamo tempo per andare a lavorare sugli aspetti che sono, diciamo, il tallone d'Achille di molti atleti, quindi l'infortunio, lo strappo. Sulla prevenzione all'infortunio. Io ho già dei disturbi, ok? Ho già dei disturbi, i quali, se trascurati, fra un mese, 2 mesi, 3 mesi, quello che è, mi possono dare un problema fisico reale, ok? Allora, io, avendo già, tra virgolette, delle avvisaglie, devo cercare di risolvere questo problema qua, il quale alla lunga, come dicevo prima, può creare un problema che sia un po' più serio. Adesso, non avendo impegni agonistici, per cui posso dedicarmi sul mio fisico, ok? Allora io devo dedicarmi un po' a risolvere queste problematiche.
se io mentre vado a nuotare spesso ho un fastidio alla spalla o un'infiammazione, il trapezio che si infiamma, che si contrae, vuol dire che io ho una zona che sono più debole, per cui è necessario che io rinforzi un po' questa zona oppure allunghi un po' la muscolatura e mi prepari un po' ad una stagione che ad una stagione migliore, insomma. Allora, anche le performance, ovviamente, questo è fondamentale, perché se io faccio 2 o 3 mesi di lavoro e poi dopo mi devo fermare per un infortunio, poi devo fare 2 o 3 settimane di stop, devo riprendere, mi faccio male ancora, devo riprendere, diventa un calvario, tempo perso, per cui è necessario dedicare un po' di tempo alle proprie, diciamo, lacune personali. Allora, però, Gaga, io ti dico una cosa, io sono ignorante, non so un cazzo. Mi hai convinto, dico ok, faccio un allenamento, 2 o 3 allenamenti, 4, quelli che riesco di aerobica con circuit training, ok, mi invento i miei circuiti in casa perché con quello che ho, poi dovrei, io ho un problema al tendine rotuleo. Ok, sì. Allora, io ti dico la mia, poi tu mi dici quello che pensi. Sul discorso di prevenzione di patologie che possono essere tendinite, problemi articolari, strappi muscolari, dolore alla schiena, trapezi, spalle, eccetera, eccetera, la cosa è molto complicata. È molto assolutamente. Quindi io consiglio a quelli che ci stanno seguendo, che hanno di questi problemi, hanno di queste problematiche, di iscriverci. Così, con calma, noi domani gli possiamo rispondere, gli possiamo dare una risposta personalizzata per il problema specifico che hanno. Perché se dovessimo farlo adesso in diretta, vorrebbe dire che dobbiamo parlare mezz'ora di ogni problematica e di come gestire ogni e di come prevenire ogni problematica. Assolutamente. Quindi, diciamo che il secondo aspetto di questa serata, per chi ci sta ascoltando e ha alcuni problemi, patologie o vuole prevenire qualche disturbo che in passato ha già avuto, si può scrivere su Facebook, Instagram o per mail e noi domani con calma vi rispondiamo al vostro problema. Yes. Ok. Aspetto 3, tecnica. Allora, l'altra cosa, ritornando un po' all'aspetto 2, secondo me è un'altra cosa fondamentale. Allora, intanto dire, quando la faccio questa cosa qua, il lavoro, diciamo, individuale, il mio lavoro su cui sono carente, è sufficiente dedicare 15-20 minuti, diciamo, anche prima dell'allenamento. Cioè, Ok, come risposta? non è che io, cioè, devo fare 4 volte di allenamento cardio, 3 volte di allenamento individuale, 2 volte di allenamento di tecnica, 4 volte di allenamento sulla forza. Cioè, diventa una cosa incredibile. Basta un attimino, cioè, anche fare una cosa molto ristretta, ma farla un po' più spesso, okay? Cioè, se io dedico 15 minuti al giorno per lavorare sugli addominali perché ho una carenza, perché lavorando mi viene mal di schiena, allora devo rinforzare un po' tutta la cintura addominale, il core e queste cose qua, 10 minuti prima di fare il mio allenamento mi metto lì e mi faccio quei 5-6 esercizi che devo fare. Ok, va bene. Comunque, noi siamo a disposizione per chiarire, per entrare diciamo, nel dettaglio. Assolutamente, questa è una cosa molto, è molto individuale, ok? È individuale ed è molto, molto. Ed è molto. Sì, assolutamente. Ma è anche forse un aspetto un po' delicato, quindi molto delicato. Diciamo che abbiamo buttato lì l'input. Il rischio di fare le cose non fatte bene può anche aggravare la situazione. Non è solo che mi muovo e faccio una cosa positiva, no. Devi sapere cosa fare. Come ti muovi e sapere che cosa devi fare. Bene. Vabbè, comunque non è un problema, come dicevo, ci possono scrivere, noi gli possiamo rispondere tranquillamente al dettaglio per ogni singola situazione. Ok. Assolutamente. Tre. Tecnica. Io non so, sono sempre il solito demente, che infatti mi stavano anche scrivendo che ho ragione. Tecnica, aiuti.
pronto, sì, allenatore Gaga, ho sentito dire che lei, Dio boh, ci ha parlato di tecnica, ma io non so cosa vuol dire, cos'è la tecnica? Tecnica di cosa? Allora, tecnica in questo caso, come mettiamo come tecnica, diciamo, allora se parliamo di bike, parliamo di tecnica di pedalata, come stare sulla bici, come spingere sulla bici, come spingere sui pedali, come utilizzare il busto in alcuni momenti particolari dell'allenamento, cioè questa è un po', diciamo, la tecnica che alla fine aiuta tantissimo alla performance. Io ho una tecnica corretta, io spendo meno in termini di redditività. Bravissimo. Il mio gesto è molto più redditivo, per cui spendo meno energie a fare una medesima cosa. Per cui la tecnica è fondamentale e la tecnica non può non essere allenata. Questo è per quanto riguarda la bici. Se parliamo di corsa, il lavoro di stabilità, di propriocezione e di equilibrio per, diciamo, per l'arto inferiore, per le caviglie, per il ginocchio e per il bacino è fondamentale. Cosa vuol dire? Cioè, ad esempio, esercizi molto semplici, stare in equilibrio su una gamba, occhi aperti, occhi chiusi, muovendo un arto in varie direzioni, questo aiuta un po' tutti i recettori articolari ad allenarsi, per cui a capire dove noi siamo nello spazio. Questo è una cosa fondamentale. Fondamentale. È molto difficile. Molto difficile. Anche qua è una cosa molto tecnica, molto particolare. Però lavorare un po' anche sull'utilizzo delle caviglie nella corsa, fondamentale. Se io ho una caviglia, tra virgolette, bloccata, fa sì che io nel tempo carichi molto sull'articolazione del ginocchio e a sua volta il ginocchio mi scarica sull'articolazione dell'anca, poi a sua volta mi viene mal di schiena e tutta una serie di è una catena. Bravo, una catena che dal basso sale verso l'alto e mi crea dei problemi. Tutti questi problemi creano un calo delle performance, ovviamente. Ti faccio una domanda. E per quanto riguarda la tecnica di pedalata, la giusta pedalata, la redditività sulla pedalata, ci stiamo già lavorando tutte le sere sulle, assolutamente. Per far capire alle persone che è una cosa molto importante. Ma io dico, ok, io sono un buon biker, nuoto bene, la mia lacuna è correre. Corro come sono, cioè non so correre perché non ho mai corso. In questo periodo sono chiuso in casa, vorrei andare a correre, non posso correre. Cosa posso fare? Sì. Due o tre esercizi molto semplici che mi possono far migliorare la tecnica o che posso curare la tecnica di corsa, che almeno quando me li imparo li assimilo mentalmente e quando poi potrò ricominciare ad andare a correre, me li metto in atto. Certo, assolutamente. Allora, due o tre esercizi molto semplici sono, allora, camminata, gambe tese sulla punta dei piedi, lavoro di rinforzo, diciamo, sul polpaccio. Ok, camminata. E quindi io cammino con le gambe unite dritte, gambe tese, avanti e indietro con i piedi. Avanti e indietro sulle punte. Vado o in avanti o vado anche indietro. L'importante è rimanere con il tallone sollevato e cammino solo sull'avampiede. Cioè come un ballerino. Bravissimo. Sulle punte, avanti e indietro. Bravissimo. Stessa cosa, stesso esercizio con i talloni. Qua stiamo lavorando sul tibiale anteriore, cioè la parte davanti della gamba. Okay. Poi, altra cosa, una rullata del piede a terra, cioè io appoggio il piede partendo dal tallone, ruoto sulla pianta e spingo bene fino sulla punta delle dita. Questo ci serve per imparare proprio la meccanica di utilizzo della caviglia durante la corsa. Sì. Questi sono un po' esercizi molto basilari. Poi da questi cominciamo con tutti gli esercizi di impulso, che sono gli skip ginocchia alte, che può essere fatto in frequenza, in ampiezza, ok, corsa calciata dietro, tutti i vari saltelli
gambe tese, utilizzando bene l'appoggio dei piedi. Questi sono tutti esercizi che ci servono per migliorare l'elasticità e la dinamica della corsa. Beh, è bello perché li puoi fare in casa, non hai bisogno, hai bisogno di pochissimo Appunto, sforzo. infatti, cioè, serve uno spazio molto limitato. Io Qualche faccio metro. anche 5 volte, cioè lo faccio su uno spazio 5 metri di spazio, li faccio 10 volte, cioè non mi interessa niente che abbia 100 metri, cioè li posso fare. Infatti è una cosa da fare in questo momento dove io non posso andare a correre, allora la cosa da fare è dedicarsi un po' sulla tecnica della corsa, gli appoggi dei piedi, un po' tutti questi esercizi che posso fare ovunque, ovunque. Va bene, bello, bello. No, mi è venuta in mente un'idea, ma te la dico alla fine, perché per non fare confusione, però sai che io Sei cioè, sempre avanti. di idee me ne vengono sempre, ma perché mi piace sempre cercare di mettermi nei panni delle persone che non se ne intendono e Non l'ho mai fatto, per cui di cioè, facilitare, il assolutamente. percorso a chi si approccia, a chi si avvicina a questo tipo di sport, oppure semplicemente chi fa questo sport ma non si è mai trovato in una situazione del genere e non ha le nozioni tecniche, non ha le competenze per poter gestire degli allenamenti indoor. Quindi dopo ho l'idea. Adesso passiamo al quarto punto, che sicuramente è quello che fa gola un po' a tutti, perché basta che dici la parola e tutti vorrebbero diventare più potenti. Quindi potenziamento. Potenziamento in casa, che faccio già io una leggera intro di 2 secondi. Se Gaga vi dirà dei piccoli trucchi per potenziarvi in casa indoor, sappiate che funziona sia per la corsa, ma quegli esercizi a corpo libero e potenziamento funzioneranno tantissimo anche per la forza, la forza esplosiva anche sulla bici, perché è una cosa che in bici determinate caratteristiche si fa fatica ad allenare, quindi il potenziamento indoor può essere veramente utile, ce lo potremo ritrovare poi nella primavera inoltrata, nell'estate, quando ricominceremo ad uscire su strada o a correre o a fare i nostri triathlon. Yes. Ok. Allora, no, per quanto riguarda il lavoro di forza, chiaramente il lavoro di forza diciamo che andrebbe fatto tutto l'anno, ok? Però, chiaramente io mi metto nei panni di amatori o gente che lo fa, diciamo, per passione, che vuole migliorarsi, ovviamente, ma che lo fa per passione e che chiaramente con impegni familiari, lavorativi e via dicendo, il tempo chiaramente a disposizione è sempre abbastanza poco. Allora, io quello che consiglio io è di fare dei periodi di lavoro sulla forza, ma di non assolutamente tralasciarla. Meglio in alcuni periodi tralasciare un allenamento piuttosto che non lavorare sulla forza, perché come adesso mi viene in mente una cosa abbastanza generica che è la formula della potenza. Allora, la formula della potenza è forza Esatto. per velocità uguale potenza, ok? Allora, se io ho una gran forza e per velocità intendo lavoro specifico, allenamento specifico per una determinata disciplina, per cui forza e allenamento aumentano la prestazione. Questo è la base di tutto, cioè se io non ho forza ma mi alleno anche bene e tanto, ho sempre delle lacune e diciamo che negli ultimi periodi, soprattutto negli ultimi 10-15 anni, il lavoro di forza ha preso un sopravvento incredibile nella preparazione fisica di un atleta, ovviamente molto di più per un atleta professionistico, ma Beh, vabbè, è tutto rapportato. anche per un atleta attivo. L'importante è fare dei periodi, ok? Bene, novembre, dicembre, periodo morto, diciamo, bene, mi dedico molto sul lavoro della forza, ok? Richiamo a marzo, aprile, prima del periodo competitivo, bene, faccio 2 mesi di lavoro di richiamo sulla forza.
Questo per me è quello che deve fare un, diciamo, atleta. Però adesso, normale. Adesso sì. Che siamo in quarantena, è fine marzo, poi sarà aprile, saremo bloccati in casa. Sì. Abbiamo del tempo, perché non possiamo andare ad allenarci tutti i giorni o chi si allena 2 o 3 volte al giorno. Quindi siamo qui in casa, ci dobbiamo inventare qualcosa e possiamo sfruttare questo tempo, dedicare questo tempo per fare potenziamento, per aumentare la forza. Io sono d'accordissimo con te, per me la forza, la potenza, che è un altro aspetto, come dici te, sono allineamenti che sono fondamentali. Quindi io, che sono sempre il solito incompetente, che non so niente, sono a casa, ho del tempo, e mi dice Gaga, ho visto ieri sera, parlato di forza, ma io domattina mi alzo, cosa faccio a casa? Allora, la cosa importante è il lavoro anche a corpo libero, fatto, diciamo, correttamente, è già un lavoro anche impegnativo. Cioè non esiste, cioè non è necessario. Allora, per tutti gli sport ormai il lavoro sulle macchine, come veniva definito un po' di tempo fa, non esiste più. Allora, il lavoro che adesso viene effettuato si chiama lavoro funzionale. Cosa vuol dire? È un lavoro specifico per una determinata disciplina. Ok? Allora, io alleno, non alleno più dei muscoli singoli, come ad esempio faccio una panca piana dove alleno solo i pettorali, ma alleno dei movimenti. Ok? Alleno dei movimenti che mi sono utili per poi applicare nello sport che vado a fare. Questi movimenti sono una serie di muscoli che lavorano in sinergia. Allora, io devo allenare questi muscoli a lavorare con una sinergia giusta. Per cui, ad esempio, tutti gli esercizi a corpo libero, mettiamo un esempio, mettiamo un gradino, una sedia, ok? Appoggio un piede sopra la sedia, salgo e scendo dalla sedia 10 volte, cambio gamba, salgo e scendo dalla sedia altre 10 volte con l'altra gamba, ok? Questo è un lavoro specifico, perché è un lavoro di spinta, dove io vado a lavorare sulla spinta della gamba, vado a lavorare sulla stabilità degli addominali, vado a lavorare un po' su tante cose, e questo è un lavoro specifico per noi, ok? Sia per la corsa ma anche per la bicicletta. È un lavoro dove... E faccio un esempio, adesso te la butto lì, le mie idee. Posso fare lo squat a corpo libero, e dopo un po' che faccio lo squat a corpo libero posso anche aumentare un po' il peso, tipo con 2 bottiglie d'acqua con una scatola di bottiglie d'acqua, oppure con 2 bottiglie d'acqua, oppure con qualsiasi peso me lo tengo anche qua davanti al peso, sì, davanti me lo metto qua e salgo e scendo. Se con le mani sono bravo, mi metto un pacco d'acqua da 6 mi metto un pacco d'acqua qua davanti, oppure me lo tengo in mezzo alle gambe e con le mani giù mi alzo e mi abbasso e sollevo questo peso. Assolutamente, certo. Bisogna ovviamente ingegnarsi il più possibile. Un pacco d'acqua è fondamentale, bottiglie d'acqua fondamentali anche per fare dei lavori di distensione delle braccia. Prendo 2 bottiglie d'acqua e mi faccio tutti i lavori per, diciamo, per la parte alta. Okay? E gli affondi, mezzi affondi? Affondi e mezzi affondi. Allora, gli affondi e mezzi affondi sono ovviamente anche quelli ottimi come il tipo di lavoro, però sono un po' più complicati da eseguire. Nel senso, sono un po' più tecnici. Allora, se li faccio correttamente, anche qua, ottimi, super, benissimo. Se invece li faccio in maniera un po' più senza tecnica, e rischio di sovraccaricare alcune articolazioni, che è meglio di no. Beh, è anche vero che, per dire, però, al giorno d'oggi, col fatto di internet, mi posso guardare un tutorial per eseguire il massimo. Per eseguire, casomai, un affondo, mezzo affondo e squat in modo corretto, per non incombere in problematiche. Però assolutamente. Ce la facciamo. Sì, assolutamente. Affondi, squat, step up, quello che dicevo prima, salire, scendere. Tutti i lavori che può essere fatto, diciamo, su 2 gambe oppure anche in monopodalico, tutto il lavoro di rinforzo degli addominali, l'addominali, lombari, fondamentale. Però
Sempre perché sono rompipalle. E io ho capito, stasera mi metto qua, cerco su YouTube esercizi potenzialmente a corpo libero, me li guardo, mi faccio una scaletta e domani sono pronto. Però dopo mi viene un altro dubbio. Due dubbi. Tre dubbi. Perché sono un rompicoglione. Ma semplicemente perché ci sono passato. Certo. Quindi mi metto nella testa di quello che non c'è passato, che sta affrontando il fatto di scoprire questi tipi di allenamento. Io devo allenare la forza. Ok, ho individuato quei 4, 5, 6 esercizi che mi servono per allenare la forza. Io ti chiamo, Gaga, ok, mi sono guardato il tutorial, li ho provati a fare, sono bravissimo, la tecnica della Madonna. Ok, però, quante ripetute faccio? Quante serie faccio e quanto è il tempo di recupero per ogni serie? Per allenare la forza in modo corretto. Perfetto. Allora, ovviamente il lavoro che noi dobbiamo fare è sulla, diciamo, si chiama forza resistente, ok? Perché non possiamo fare altri tipi di forze se non un po' di forza esplosiva, perché possiamo fare dei salti. Allora, i due tipi di lavoro che possiamo fare è forza resistente o forza esplosiva. Forza resistente vuol dire fare tante ripetizioni con un recupero molto leggero, molto corto. Invece forza esplosiva vuol dire fare esercizi molto veloci, molto dinamici, e qua posso recuperare un po' di più perché chiaramente qua il battito cardiaco aumenta un pochino di più. Va bene. Vado un po' sulla forza resistenza. Per ogni esercizio quante serie? Allora, io consiglio di lavorare almeno su due esercizi insieme. Cosa vuol dire? Io farei un esercizio sulla, diciamo, che coinvolge prevalentemente il lavoro sulle gambe, abbinato ad un esercizio che lavora prevalentemente sulla parte alta. Okay? Okay. Prevalentemente perché, come dicevo prima, non è che vado a fare un esercizio per il deltoide e un esercizio per il vasto mediale del lavoro sulle gambe in generale, ma coinvolgo anche gli addominali, come per dirti, io faccio uno squat, ok? 15 ripetizioni di squat, 20 ripetizioni di squat, 15-20 ripetizioni per me è la quantità giusta. Okay. Appena ho finito queste 15-20 ripetizioni, mi metto giù e faccio 10-15 piegamenti sulle braccia. Ok. Fermo, riposo 30 secondi, ripeto la stessa serie 3-4 volte. Questo per la forza e resistenza. Yes. Forza esplosiva, quindi esercizio dove necessita di, dal mio punto di vista, perché per la mia esperienza, necessita di una buona grinta, devi partire molto concentrato, molto determinato, devi avere voglia di spaccare, quindi devi aver recuperato bene, parti, fai delle ripetizioni che mi dici te, che sono che numero di ripetizioni per esercizio? Allora, lì stiamo su un numero un pochino più basso, lavoriamo sulle 10-15 ripetizioni, anche lì dipende dalla persona e dipende dall'abilità, nel senso che se io sono già una persona che li faccio regolarmente, posso andare un po' più avanti, se io mi approccio a questo tipo di esercizio per la prima volta, chiaramente con una decina di ripetizioni è già più che sufficiente, perché l'obiettivo di questi esercizi è mantenere una velocità alta per tutta la durata dell'esercizio. Se io faccio 3 salti e poi dopo comincio a rallentare la mia dinamica perché comincio ad essere stanco, comincio ad essere affaticato, non serve a niente. Obiettivo 3, 4, 5, 6 salti esplosivi massimi, ok? E poi dopo, quando ho finito, mi fermo. Oggi ne il recupero quanto? Il recupero un po' più lungo, anche 30 secondi di recupero. Ok. Io, per dire, io quando correvo ancora, che mi allenavo, che facevo forza esplosiva, tipo mi ricordo che facevo lo squat con dei lo abbinavi a un esercizio statico con un esercizio di forza esplosiva. Anche. Oppure facevo tipo 6-8 ripetizioni al massimo. Forza massimo. Sì, però li facevi con
con il peso, hai capito? Allora questo è quello che noi non riusciamo a fare. Non riusciamo a fare a casa, infatti non facciamo vedi è corretto, non facciamo confusione perché non abbiamo a casa. Un ragazzo mi fa una domanda, io gli potrei rispondere ma voglio che gli rispondi tu. Mi dice, posso chiedervi, il Compex può andare per incrementare la forza? Allora, il Compex può essere un aiuto, non è una soluzione, ma può darci una mano, nel senso che il Compex, l'elettrostimolatore, abbinato ad un'attività fisica corretta, allora ci può aiutare, solo Compex no. No, ok, gli avrei risposto uguale. Tu sei stato anche più carino, quindi è giusto che hai risposto a te. Ascolta... No, perché chiaramente tu devi lavorare sulla muscolatura volontaria e non su uno stimolo prodotto da un altro. Ok, allora se io lavoro sia su uno che sull'altro, allora posso lavorare su due cose buone. Ma se lavoro solo sul compito, come tutte quelle cose che dicono stai fermo, la pedana vibrante che sono durate 3 mesi, perché era la moda attuale del momento, però... non servivano a niente. Allora un attimo che mi fanno un'altra domanda qui, che però mi dice non ho connessione, io non trovo, cioè mi chiedono se è corretto fare stretching e quando farlo. Ok, allora riscaldamento, partiamo di riscaldamento e parliamo di defaticamento, due cose completamente diverse. Allora, lo stretching, bisogna definire cos'è stretching. Allora, prima, durante il riscaldamento, lo stretching, diciamo, passivo, quello dove io prendo una gamba, un braccio, quello che è, lo tiro per 20-30 secondi e poi lo mollo, cambio gamba, cambio braccio, cambio esercizio, diciamo lo stretching statico, non serve per riscaldamento, anzi... No. Riduce tantissimo la prestazione. È stato, diciamo, studi sono stati fatti su questo argomento, che facendo stretching statico prima di una di un evento sportivo, la prestazione viene dopo è nettamente più bassa rispetto a quella che doveva essere, perché vado a rilassare talmente il muscolo che fa più fatica a produrre lo sforzo e aumenta l'incidenza di infortuni. No, ma io comunque, guarda, io sono abbastanza, da sempre, abbastanza convinto che, siccome abbiamo, tanto già tantissima gente non fa stretching, e quindi almeno quella volta che lo fa, è meglio che lo faccia dal mio punto di vista dopo l'allenamento. Lavoriamo dopo l'allenamento, ti metti lì, tiro una gamba, cioè proprio anche da sdraiato, ti serve un po' per abbassare il battito cardiaco, ti serve un po' per fare rilassarti. Bravissimo, rilassare, cioè respirazioni, cioè è fondamentale, per cui dopo l'allenamento, benissimo, dopo l'allenamento eseguire stretching, massaggi, chi più ne ha più ne metta, vasche di acqua fredda, tutte queste cose sono fondamentali per diminuire un po' i tempi di recupero. E anche per prevenire contro e anche per prevenire. Assolutamente. Io se dovessi dare un consiglio, Gaga, mi permetto, cioè io sì, dico, sì. Tanta gente mi dice, io dico, fai stretching? No. Perché? Non ho tempo. Bene, in questo momento avete tempo. Assolutamente. Avete tempo, quindi anche casomai vi allenate, finite di fare allenamento, vi fate... vi rilassate un attimo, casomai fate una doccia, non prendete freddo, poi casomai vi sedete sul tappeto di casa, sul tappettino, sul prato di giardino, vi fate 15-20 minuti di stretching tranquillo, senza esagerare, respirando bene, coordinando la respirazione, è veramente un toccasana, fa benissimo. Assolutamente. Fa benissimo. Se volete, anche oltre questo, anche il lavoro con il foam roll, che è quel rullo, diciamo, quel cilindro, diciamo, rigido, che dove ti metti sopra e ti rulli avanti e indietro, è una cosa fondamentale. Quello lì si chiama massaggio miofasciale, serve per quello lì anche rilassare tutta la muscolatura, è come un massaggio vero e proprio. Se anche quello, se io non ho il rullo, potrei utilizzare benissimo anche una palla. Certo, certo. Ma
un ragazzo mi dice: prima dell'uscita è sempre meglio fare mobilità. No, abbiamo prima appena dello... detto, prima dell'uscita in bici è sempre meglio fare mobilità. No, per me no. Cioè, per me parti in bici, fai una fase di 15-20 minuti di riscaldamento tranquillo, poi fai la tua uscita, ma mobilità no, come dicevamo. Io posso aggiungere questo, ad esempio, se tu fai un lavoro in bici non è indispensabile, perché il lavoro in bici, appunto come dicevi giustamente tu parti i primi 4-5 minuti, per i 4-5 chilometri in maniera molto sciolta, molto blanda e molto rilassata, questa è già mobilità articolare, cioè non è, certo. È proprio mobilità articolare. Le ginocchia, neanche le caviglie, tutto. Bravo. Se tu invece, ecco, io lavorerei un po' più sulla mobilità articolare prima di correre. Okay. Perché no, la corsa... Lui parlava, nello specifico parlava di bici, sulla corsa, okay. Sì, abbiamo detto anche prima. Sì. Allora, si può fare anche prima della bici, ma non è la cosa indispensabile, perché dico, come dicevo prima, sulla bici io attivandomi in maniera molto soft è già una buona mobilità articolare anche quella. Ok, allora io adesso per chiudere, perché abbiamo già un'oretta che siamo qua, ti chiedo istintivamente una cosa che racchiude tre cose che mi devi dire, e poi ti dico l'idea che ho avuto. Mi devi dire tre attrezzi rudimentali che abbiamo in casa, in garage, in cucina, in camera da letto, nelle nostre abitazioni, che possiamo usare per fare degli esercizi. Allora, prima cosa, secondo me, un manico di una scopa può essere fondamentale, perché il lavoro ha sulla mobilità delle braccia, tutti i lavori di mobilità delle braccia riesco a farle, e posso aggiungerci dei pesi, bravissimo, dei pacchi d'acqua ai lati, dove li metto il bastone sulle spalle e vado su e giù come se fosse un bilanciere vero e proprio, oppure insomma utilizzarlo comunque come attrezzo. Primo attrezzo, manico di scopa. Tutti abbiamo il manico di scopa, giusto? Direi di sì. Secondo attrezzo, bottiglie d'acqua. Che anche quelle dovremmo averle, che possono essere, se volete, riempite anche con della sabbia, riempite con quello che volete e non è un problema. Ok. E poi terzo attrezzo, possiamo... stavo pensando cosa mi poteva venire in mente per utilizzare un gradino. Per me è sufficiente un gradino o una sedia per fare esercizi di sali, scendi, polpacci, dove metti sulle punte dei piedi, questo, se no, dove puoi appoggiare. Beh, un gradino, se no una sedia, un gradino, ci mette una cassetta dell'acqua, una sedia. Una cassetta dell'acqua. Sì, perfetto. Cioè, marciapiede, insomma, un po' uno spessore che può andare 10-20 centimetri, il gradino della scala, che c'è, hai capito? Un pezzo di legno, insomma. Sì. Va bene. Queste tre cose direi che sono, diciamo, alla portata di tutti e sono fondamentali per fare degli esercizi, diciamo, in maniera più che dignitosa. Ok. Uno dice una corda, sì, se uno ha la corda, però è più difficile, cioè, la scopa, l'acqua e un gradino tutti ce l'hanno in casa, una corda è già più complicato. Sì. Comunque, anche perché una corda per saltarla è differente, ha un peso un po' diverso in alcune parti, per cui gira meglio. Una corda normale, leggera, fa più fatica a girare, insomma, bisogna vedere anche quello. Altro attrezzo che uno può cercare o può avere è un elastico. Sì, anche lì però l'elastico non è facile. Non è facile, però uno può avercelo e può essere un attrezzo molto importante. Okay. Allora, per chiudere, l'idea che mi è venuta, perché
perché non registriamo un video di 15-20 minuti con l'esecuzione di 5-6 esercizi per il potenziamento, 2-3 esercizi o 4 per la tecnica, 3-4-5 esercizi per lo stretching, cioè facciamo vedere un esercizio come si fa, faccio un esempio, come si fa a fare lo squat, come si fa a fare l'affondo, come si fa a fare... Cioè, facciamo un circuito di potenziamento. Facciamo un circuito di potenziamento, un circuito di tecnica, un circuito di stretching. Facciamo vedere solo l'esecuzione di un esercizio che poi sarà da ripetere, quindi... Cioè, poi diciamo ormai... quante volte ripeterlo. Quante volte, e poi dopo che con un video di pochi minuti riusciamo a dire ok, questo esercizio lo fai 5 volte, questo esercizio lo fai 5 volte, questo circuito lo fai 5 volte, hai fatto questi due allenamenti. E con un video corto lo possiamo mandare e sì, poi sì. Dopo che la gente, se ha delle domande, vuole qualcosa in più, dopo ci consiglierà, no? Cioè, potrebbe essere una cosa carina. No, super, anzi, difatti te l'avrei detto se poteva essere una cosa utile a qualcuno oppure no, però mi confermi che può essere una cosa utile, insomma. No, beh, sicuramente, perché sai, tipo io adesso svegliamo le carte in tavola. Io è vero che ho fatto l'atleta, mi allenavo in palestra, facevo circuit training, facevo già tanti anni fa, 12, 13, 14 anni fa, facevo allenamento in isometria, corpo libero, eccetera, eccetera. Poi vabbè, sono passati gli anni, non ho fatto più un tubo, eccetera, eccetera. E quest'estate mi ero messo a fare prima di rompermi il braccio, ho fatto un paio di mesi che facevo l'allenamento con te in pausa pranzo, a 60 all'ora, e ho fatto una fatica cane, ho imparato tantissimo. E ti ricordi le sudate, le fatiche, perché anch'io ero più allenato, anche semplicemente nella coordinazione, nell'equilibrio, e però dopo già un mese ho detto gaga, comunque cioè, io vedo i miglioramenti dopo 3 settimane di sofferenza, sto vedendo i miglioramenti a livello esponenziale, dopo ogni 2-3 giorni miglioro a vista d'occhio, mi sento benissimo e sto iniziando a prendere padronanza dei miei distretti muscolari, della mia coordinazione, quindi è molto importante. E quindi è logico che però se lo fai tu, hai le competenze tecniche, certo, le conoscenze per renderlo snello e intuitivo. Certo. Io vengo da una scuola vecchia che era ormai stata sorpassata e comunque non ho le competenze no, per farlo, perché a me anche quando correvo me lo insegnavano. Certo. Quindi, assolutamente. Però è logico che se tu me lo facevi vedere, io eseguivo e mi correggevi, era duro ma semplice da eseguire, perché avevo te che mi correggevi, però era bello impegnativo però è veramente bello. Sì. E comunque con un assessoramento veramente anche in tempi ristretti è super allenante. Assolutamente. Allora lanciamo la sfida a Gaga. Video tutorial. Entro la settimana sforneremo il tutto. Join the team. Okay. Ragazzi, potete rivedere il video sui nostri canali, 60 all'ora, Instagram, Facebook, Vimeo e YouTube. Per qualsiasi domanda ci scrivete sui social o per mail, e dopo io mi confronto con Gaga, vi rispondiamo e cerchiamo di darvi ogni risposta alle vostre, diciamo, personalizzazioni o quesiti o lacune o problematiche che avete. Assolutamente. Grazie Gaga. Buona serata a tutti. Ciao. Super professionale. Ciao. Grazie mille. Ciao Gaga. È sempre un piacere. Ciao.